Ben ritrovate e naturalmente benvenute alle nuove iscritte. Finalmente è settembre e io non ne posso più del caldo, quindi accolgo sempre settembre con molto entusiasmo, sperando appunto che le temperature tornino un po' più accettabili. Comunque, al di là di questo, settembre è per molte di noi un mese in cui parte l'anno nuovo. Personalmente io ho sempre considerato l'inizio dell'anno a settembre e non a gennaio, proprio perché parte una nuova stagione e quindi diciamo che in questo periodo si fanno un po' nuovi progetti, si decidono eventuali cambiamenti della propria vita, insomma si cerca un po' di tirare le somme e decidere cosa fare poi quando appunto arriverà la stagione fredda. Quindi io adoro settembre, mi piace tantissimo, sarà anche perché in questo periodo festeggio l'anniversario di matrimonio, festeggio il compleanno, solitamente in settembre andiamo in vacanza, ma settembre per me è un mese estremamente positivo, quindi intendo godermelo tutto. In questo mese ho deciso anche di iniziare una nuova skincare routine, di cui appunto vi parlo in questo video, e ho fatto anche un giro in profumerie varie. Devo dire abbastanza deludente, in quanto non ho trovato granché che mi piacesse, quindi diciamo che in questo video io vi parlo di prodotti skincare detersione viso, prodotti skincare proprio cura del viso e una piccola sezione finale dedicata al make-up, perché sono veramente poche le cose che ho trovato e che mi ispirassero, che mi facessero dire ok, tu vieni a casa con me, come invece di solito accade. Non so come mai mi sta succedendo questa cosa, non so se durerà, comunque insomma in questo periodo è andata così, per cui direi che possiamo cominciare come sempre dall'inizio, e l'inizio è: controllate se siete iscritte al canale e se non siete iscritte fatelo subito, basta schiacciare il tasto rosso iscriviti e la campanella di fianco, così quando esce un mio nuovo video vi arriva la notifica sul cellulare, e se poi il canale vi dovesse piacere potete supportarlo facendolo conoscere alle vostre amiche oppure condividendo i miei video sui vostri social. Dunque, detersione viso. Per iniziare questa nuova stagione ho scelto una routine di detersione viso basata esclusivamente su un marchio, e questo marchio è Yves Rocher. Già da tempo utilizzavo alcuni prodotti e mi erano piaciuti, per cui ho deciso di partire con una, diciamo, routine di detersione viso completa, tutta fatta con questo marchio, e quindi ho scelto tre prodotti. Il primo è il detergente viso che si chiama Hydra Vegetal, ce ne sono varie tipologie per pelli sensibili, per pelli un po' più oleose. Io ho scelto questo che è in gel e che è indicato per le pelli normali barra miste, ed è esattamente il tipo di pelle che ho io adesso, che sono in menopausa ormai conclamata, proprio evidente, con tutto quello che comporta. E fra le piacevolezze di questo meraviglioso periodo c'è anche un notevole cambiamento della pelle. La mia pelle, che prima era solo, esclusivamente, sempre, ovunque secca, ha cominciato a diventare mista, quindi comincio a sentire una maggiore oleosità nel centro del viso, soprattutto sulla fronte e in questa zona qui ai lati del naso, mentre invece sulle guance per esempio rimane abbastanza asciutta, leggermente tendente al secco. Quindi mi serve un prodotto che vada a equilibrare un po' tutta la situazione, e con questo io mi sto trovando veramente ma veramente bene. Lo utilizzo molto semplicemente al mattino appena sveglia per pulire la pelle dai residui, dalle sostanze che la pelle emette durante la notte, e alla sera ovviamente dopo aver struccato il viso, come fase ulteriore di pulizia prima di applicare i prodotti della skincare notturna. Ho scelto di affidarmi a Yves Rocher anche perché so che è un'azienda che non utilizza schifezze, diciamo così, per i propri prodotti, è un'azienda che rispetta l'ambiente e che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi per adesso devo dire sono molto soddisfatta. Mi cade. Questo prodotto ha un profumo leggerissimo, si sente appena, non mi ha dato nessun problema di irritazione, anche quando mi lavo il viso velocemente magari mi capita che me ne vado un pochino negli occhi, quindi io mi sento assolutamente di consigliarvelo,
chiaramente, ecco, si fa un po' fatica a chiuderlo, quello sì, chiaramente ognuna di noi ha una risposta assolutamente personale e individuale ai prodotti, quindi è chiaro che magari quello che va benissimo per me può non andare benissimo per alcune di voi. Però sinceramente io sono molto contenta e credo che andrò avanti ad usarlo ancora per un bel po' di tempo. In affiancamento al gel detergente ho scelto di struccarmi sempre con Yves Rocher. Si tratta, vedete che sono già abbastanza avanti, fra poco la devo ricomprare, con la lozione struccante rapida occhi bifasica ed è un prodotto appunto che va agitato e che toglie perfettamente il trucco. Io lo utilizzo sia sul viso che sugli occhi. Sugli occhi in particolare perché utilizzo sempre il mascara waterproof, che notoriamente è il mascara più difficile da eliminare, e con questo va via tutto. Anche questo non brucia, non dà nessun tipo di sensazione, è molto fresco e lascia sì la pelle leggermente, ma proprio leggermente oleosa, ma tanto poi successivamente vado a utilizzare anche, ed eccola qua, l'acqua micellare, sempre di Yves Rocher, linea Hydra Vegetal, ed è un'acqua micellare struccante, quindi prima strucco bene il viso con la lozione bifasica, poi completo la pulizia con l'acqua micellare che mi va a togliere proprio qualunque altro tipo di residuo di make up dalla pelle, anche questa occhi e viso, e nessun problema di irritazione neanche sugli occhi. E appunto, per finire il tutto, il gel di cui vi ho parlato prima. Il mio test è sempre composto da due semplici verifiche. La prima è passare l'asciugamano bianco sul viso per vedere se effettivamente non c'è più traccia di trucco, di colore, di mascara, di correttore, eccetera. La seconda è la sensazione, cioè se sento la pelle idratata, se la sento morbida, se non tira, se non brucia, se gli occhi stanno bene, evidentemente il prodotto va bene per me. E appunto questo è quello che mi sta accadendo, quindi sono molto 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 soddisfatta. Passiamo adesso alla skincare della pelle dopo la detersione. Ho cambiato routine e ho iniziato a curare la mia pelle con i prodotti di The Ordinary. The Ordinary è un brand molto conosciuto, molto chiacchierato, se ne parla tantissimo sul web, su YouTube, su Instagram, dappertutto, quindi sicuramente non sarà un nome nuovo per voi. Ha dei prodotti molto particolari, molto strong, molto potenti, se ne sente parlare un gran bene e quindi ho deciso di provare anch'io. È però un brand che ha dei prodotti appunto proprio perché così potenti che vanno gestiti seguendo bene le istruzioni del brand stesso. Quindi io vi consiglio di visitare il sito e vi lascio il link qua sotto. Il sito è tutto in inglese e se avete difficoltà per questo, io credo che ci siano anche dei siti che ne parlano in italiano, e attualmente oltre che online lo si può trovare anche in profumeria nella catena Douglas. Quindi magari anche sul sito di Douglas trovate tutte le indicazioni necessarie. Per quanto riguarda la scelta, ci sono tantissimi prodotti, tant'è che io all'inizio sono rimasta proprio sconvolta e ero anche un po' spaventata, avevo quasi rinunciato. Poi ho deciso di fidarmi del brand stesso, che dà appunto all'interno del sito dei consigli di routine. Per esempio la routine più indicata a chi necessita di idratazione, la routine più indicata a chi vuole eliminare i segni del tempo, ed è quella che ho scelto io. C'è anche una routine dedicata a chi vuole combattere le macchie della pelle. Io comunque ho scelto la routine segni del tempo, che si compone di 4 prodotti che vanno suddivisi nell'applicazione fra mattino e sera. Al mattino utilizzo un siero che si chiama Buffet, che esiste sia in versione basic Buffet oppure in versione con il rame, i peptidi del rame, ed è quello che ho scelto io. È molto particolare perché è azzurro, non so se riuscite a vederlo, ve lo metto qua dove c'è il bianco nello sfondo, è azzurro e questo è proprio dovuto alla presenza del rame. E è un siero che va applicato semplicemente tamponandolo sul viso, un paio di gocce direi, e va lasciato assorbire per qualche secondo, ed è la base da applicare sulla pelle sia al mattino che alla sera.
Per completare la routine del mattino, il sito consiglia di utilizzare l'acido ialuronico al 2%. Questo invece è incolore, è piuttosto denso, colloso come prodotto. Vedete che fa, non so se lo riuscite a vedere, fa un po' di fili, e anche di questo ne bastano due gocce applicate subito dopo il buffet ai peptidi di rame. Una volta applicato il buffet ai peptidi di rame e l'acido ialuronico al 2%, è bene proteggere la pelle dai raggi del sole, e quindi io applico sempre uno schermo solare, che è quello che utilizzavo quest'estate al mare, quello specifico per il viso, protezione 50 Plus di La Roche-Posay. Tanto vale finirlo, il sole picchia ancora forte, e quindi io subito dopo utilizzo questo, che è anche molto molto idratante, quindi mi fa proprio da base idratante viso. E per il momento, come routine del mattino, mi fermo qua, proprio perché voglio vedere fra magari 2 settimane, 1 mese, come procede e come reagisce la mia pelle. Per adesso non ho avuto nessun tipo di reazione, bruciore, rossore. Sul sito raccomandano di fare una prova sul polso prima di iniziare la routine, per vedere se effettivamente la pelle ha qualche reazione particolare, e in tal caso è meglio non utilizzare il prodotto. La routine serale invece prevede l'utilizzo di 3 prodotti. Si riapplica il buffet ai peptidi di rame, quello blu. Sopra si applica un altro siero che si chiama Granactive Retinoid 2% in squalane, ed è un prodotto a base di acido retinoico che contiene all'interno anche un potente antiossidante. Questo è un prodotto che si usa solo di sera, perché è molto sensibile ai raggi UV, va testato prima sul polso per verificare che non dia nessun tipo di irritazione, e successivamente si applica un prodotto nutriente oleoso che si chiama Rose Hip Seed Oil, ed è un olio pressato a freddo che va messo appunto alla fine di tutta la routine. Anche qui niente contorno occhi, quindi sul contorno occhi continuo a usare la mia crema solita di Martina Gebhardt. Come vi dicevo prima, ho appena iniziato, quindi è troppo presto per vedere dei risultati. Direi di aspettare 1 mese o 2, e nel frattempo magari, se ci sono novità o aggiornamenti, li potete trovare su Instagram. Su Instagram mi trovate come Zoe Fashion and Beauty, quindi basta che cliccate su segui e potete vedere le mie stories, potete vedere le mie foto, e appunto periodicamente, se ci sono aggiornamenti, li pubblicherò lì. E siamo arrivati al make-up. Com'è come non è, io in giro non trovo niente che mi faccia innamorare. So che a breve deve uscire una nuova Naked, che si chiamerà Naked Honey, e che è tutta appunto sui toni del miele, dell'oro. Io non lo so, aspettiamo di vederla e poi valuteremo se è il caso di prendere la 114.000 palette Naked, perché ormai qua dentro le ho tutte, ma va bene così. Se mi piace, ovviamente la prenderò. Quest'estate sono rimasta molto delusa da Nabla, magari vi metto qua la scheda del video dove vi recensisco una delle loro palette nude di quest'estate, che praticamente non mi è piaciuta per niente, se tornassi indietro non la prenderei più. Ho fatto un giro da Sephora e ho trovato una cosa, una sola, che mi piace molto, che avevo già puntato da inizio estate, ma sapevo che in Italia sarebbe stata distribuita solo a fine agosto, e quindi appena l'ho vista l'ho acquistata subito. Si tratta di una mini palette di Too Faced. Io adoro le mini palette di Too Faced, ne ho presa una anche a Natale, se trovo il video ve lo metto qua. E mi era piaciuta tantissimo, adoro il formato compatto, adoro il fatto che siano in latta, ma soprattutto mi piace tantissimo il mix di colori che riescono sempre ad assemblare, perché sono palettine che, per quanto piccole, vi permettono di fare un trucco completo. Questa si chiama Shake Your Palm Palms e sarebbe un prodotto estivo, ma in realtà secondo me si può usare tranquillamente tutto l'anno. Vi faccio vedere i colori, e naturalmente è anche la palette che ho utilizzato per il trucco di oggi. I colori sono questi, quindi abbiamo 3 colori matte, che sono questo beige chiaro da usare come colore di transizione nella crease,
questo marrone caldo un po' più scuro e questo bellissimo marrone scuro freddo. Gli altri sono tutti satinati shimmer. In particolare io adoro questo verde, che è un verde dorato, un po' marcio, particolarissimo, e che ho utilizzato al centro della palpebra. Ma comunque adesso vi faccio vedere anche una clip dell'applicazione, giusto per vedere anche proprio la sfumabilità e la pigmentazione. Comincio con il rosa chiaro satinato e lo stendo sotto l'arcata sopraccigliare. E poi sfumo il beige chiaro nella piega dell'occhio. Applico il verde dorato sulla palpebra mobile utilizzando i polpastrelli. E con il marrone scuro definisco l'angolo esterno dell'occhio e la palpebra inferiore. Adesso vado a creare i punti luce. Per il centro della palpebra utilizzo il color oro e per l'angolo interno dell'occhio vado a riprendere il rosa chiaro satinato. Il mascara è il Better Than Sex Waterproof di Too Faced. E sul viso utilizzo la Portrait Palette numero 4 di Eric Chioba per Cosmify. Il rossetto è la Cream Lip Stain di Sephora nel colore 04 Endless Purple. E questo è il look finito. Tutti i link nell'info box. Bene, belle donne, allora mi faccio perdonare perché non vi ho ancora fatto vedere le assistenti. Eccole qua, Margot in tutto il suo splendore. Vi chiede se il video vi è stato utile e nel caso vi sia stato utile o vi sia piaciuto, fateglielo sapere con i vostri like qua sotto. Zoe invece vi ricorda che se non vi siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso cliccando sulla mia foto. E se volete recuperare un po' dei video precedenti potete farlo con le playlist. Questa è quella dedicata alle girls over 40 e questa è quella dedicata al beauty. Noi ci vediamo sempre qui sul canale al prossimo video e nel frattempo un bacione!